Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi siamo sulle Alpi Svizzere, a Erlengrat. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Iscrivetevi ragazzi se non siete già iscritti e lasciate sempre un bel pollicione all'insù. Allora ragazzi, nell'ultimo gameplay abbiamo venduto tutta la lattuga che avevamo e abbiamo fatto un bel po' di soldi, quindi ragazzi conviene fare la lattuga alle serre principalmente. E oggi ragazzi, visto che ho un po' di latte, vorrei andare a comprare il caseificio. Cominciamo a fare pure un po' di formaggio. Ma prima di fare ciò, ragazzi, visto che stiamo a marzo, ormai a primavera, è tempo di semina, dobbiamo pure cominciare a rilavorare i campi. Quindi c'ho da coltivare tutti i campi e seminarli. Quindi stavo vedendo qualche. Mi serve un coltivatore, ragazzi. Vediamo un po' un attimino pure la roba usata. Allora, c'è questo qua, ragazzi, del 9005, che è un coltivatore. Un coltivatorino da 3 metri. Richiede 115 cavalli. È un po' piccolino, raga. Però dai, compriamolo. Iniziamo con questo qua, secondo me. Anche perché è a metà prezzo, diciamo. Quindi ce lo compriamo. Compriamolo, dai. Vediamo come va. Se no, male va, ce lo rivendiamo. Allora, andiamo un attimino a mettere l'operaio al lavoro. Allora, in questi due campi qua che c'ho qua sotto, ragazzi, una volta lavorati ci andrò a seminare. No, questo non è mio. Ci voglio seminare a uno i girasoli e a un altro le barbabietole. Quindi, mo adesso li prepariamo, raga, e poi ce li andiamo a seminare. Quindi. Qua a sti due campi ci ho passato anche la tringia per rimuovere tutte le stoppie che c'erano qua del mais, quindi facendo questo lavoro ho una resa in più del raccolto. Vediamo un po' un attimino qua che succede. Quindi questa qua è una lavorazione soltanto superficiale, raga, perché come potete vedere non è un attrezzo che lavora in profondità. Quindi va, diciamo, soltanto a smuovere un po' la terra. E facendo così, ragazzi, non escono neanche le pietre. Ho fatto una prova perché usando questi attrezzi così che lavorano in superficie, raga, non. Le pietre non escono naturalmente. Quindi allora, intanto facciamo lavorare l'operaio qua. È un po' piccolino sto attrezzo, vabbè ormai usiamo questo, poi casomai più avanti ne compriamo uno un po' più grande per fare insomma lavori un po' più veloci. Allora andiamo un attimino a vedere le mucche. Ah, le mucche io ho un po' di latte. Dove sta il latte? Eccolo qua, 9600 litri ragazzi, infatti la barra è quasi piena quindi è da svuotare. Quindi prendiamo un attimino il trattore. Prendiamo il trattorino. Poi c'ho anche l'insilato, ragazzi. Abbiamo fatto, vi ricordo, ci abbiamo l'insilato che è pronto. Però non so se conviene venderlo o usarlo per fare la razione mista. Secondo me, stavo vedendo un po' i prezzi dell'insilato, ragazzi. Costa poco, cioè neanche 1000. Costa 500, al biogas costa 669. Questo è il prezzo più alto, diciamo. Quindi non penso di farci tanti soldi se lo vado a vendere. Perché questi sono. Vediamo un po' quanti litri sono questi. No, non me lo dice più. Però erano sui 200.000 litri, mi pare. Non ne ricava. Forse 100.000 euro ci faccio più o meno. Però conviene più usarlo per fare la razione mista, raga, che poi faremo un altro episodio. Perché oggi, raga, dobbiamo occuparci del latte e andiamo un attimino a svuotare
Allora, qua dov'è che era? Si ricaricava? Non ricordo. Forse era qua. Sì, questo punto qua non si sa da dove arriva il latte, però va bene. Allora, ci dobbiamo andare a comprare il caseificio, ragazzi. Allora, in questa mappa qua, Erlengrat, il caseificio è questo qua sotto, questo qui. Caserei Erlengrat. Noi andiamo qua un attimino e ce l'andiamo a comprare. Questo è il caseificio. Eccolo qua. E ce l'andiamo a comprare. 50.000 euro costa, raga, eh? Non costa neanche tanto. Ok, perfetto. Allora, andiamo un attimino a vedere adesso che cosa si può fare nel caseificio. Andiamo a produzioni, raga. Eccolo qua. Allora, nel caso di si può fare il burro e il formaggio, raga. Quindi, con il latte faremo sia il burro che il formaggio. Poi, il burro sarà importante perché lo potremo utilizzare poi in futuro per fare le torte. Quindi, è tutta una catena, raga, che possiamo. Tutti ingredienti che possiamo utilizzare in altre produzioni. Quindi andiamo a portare sto latte. Quindi con il latte, raga, possiamo fare burro e formaggio. Non è tantissimo il latte, vediamo un po' quello che ci esce, raga. Purtroppo all'inizio è così. Poi piano piano, quando ci ingrandiamo un po' l'azienda, possiamo mettere una stalla delle mucche un po' più grande. Allora, vediamo un po' a dove cacchio devo andare. Se vado dritto. Aspetta, vediamo un attimino, se no mi perdo, raga. Allora, io a dove cacchio sto? Io sto qua. Io se vado dritto qua. Qual è il caso? Questo? Sì. O se no, facciamo prima di qua, dai. Quindi siamo a marzo, raga. L'inverno è finito finalmente. Ha nevicato tutti i mesi dell'inverno, raga. E quindi mo adesso è ora qua di semina. Dobbiamo ripreparare i campi, che è importantissimo. E c'ho tempo tra marzo e aprile per la semina. Quindi devo sbrigarmi a preparare tutti i campi. Tutti i campi, ce n'ho due soli, però. E li seminiamo, quindi uno a girasoli e uno a barbabietola. Allora, intanto barbabie, ma dove debba andare barbabie? Andare dritto, mi sa di sì. Allora, vado a girare qua. Yes. Ecco qua il nostro caseificio, ragazzi. Allora, lo scarico dovrebbe essere qua dietro, se non sbaglio. Sì, eccolo qua. Perfetto. E scarichiamo. Scarichiamo il nostro latte. Volendo potremo comprare, vediamo un po', poi devo controllare un attimino la stalla delle mucche, se possiamo comprarne qualcuna in più. Adesso ce ne abbiamo 15, dobbiamo vedere da quando è quella stalla. Allora, vediamo un po' un attimino. Quindi ce ne vorrebbe proprio tanto di latte. Quindi attiva, cicli all'ora a 2, costa all'ora 1 euro. Quindi ho 150 di latte, ci fa 130 di burro. Mentre per formaggio, con 75 di latte, ci fa 50 litri di formaggio. Vabbè, quindi. Ok. Perfetto. Allora, questo è fatto, raga. Dobbiamo fare nient'altro qua al caseificio. Mo, fa tutto da solo. Noi intanto ce ne torniamo in farm. Vediamo un po' se possiamo aggiungere qualche altra mucchetta.
Oppure possiamo pure iniziare a fare pure un po' di razione mista, raga. Che ne pensate? Poi vediamo un attimino, eh. Allora, io mo se questo lo mando giù. Oppla. Se mo il trattore lo rimando allo shop, mi vado a noleggiare un cassone per fare la. Come cacchio si chiama? Fare la razione mista. Allora, mo io questo però lo posso lasciare pure qua, tanto non dà fastidio a nessuno qua. Ok, io mo questo lo mando al negozio, così mi vado, anzi se dobbiamo fare pure mi serve una paletta pure, quindi queste le forche le stacchiamo qua, anzi ce l'ho la paletta, la pala, non la paletta, la pala mi sa che ce la dovrei avere qua. Se non sbaglio, vediamo un po' un attimino. Mi ricordo di sì, eh. Non so, sì, ce l'ho. Perfetto. Certo, è un po' piccolina, questa da quanto è? Vediamo un po' un attimino. Allora. Questa è da 1000. Vediamo se poi ce ne. Ce ne sta una un po' più grande, pure da 2000. Facciamo meno lavoro, insomma, quella più grande. Allora, mo questo lo mandiamo allo shop. Vai allo shop. A me, raga, sta cosa dell'operaio che va da solo non è che mi funziona un granché. Non so se pure a voi dà qualche problemino. Però a me non tanto va. Oh, lo shop qual era questo? Ce la fai? Non ce la fa. Oh, e dai, perché non vai? Non va. No, ce l'ha fatta. Allora, io poi se voglio fare pure. Mentre lui lavora, voglio mandare pure questo allo shop perché mi devo comprare, raga. Allora io stavo a vedere, mo. La prima volta che la faccio, quindi non so manco se la farò giusta o no. Allora io stavo a vedere i carri, questi qua miscelatori. Eccoli qua. Vedi, dice mischia insilato, paglia e mangime minerale e fieno. Quindi sto mangime minerale, mo. Questa è una novità di quest'anno, diciamo, per la razione mista, quindi lo troviamo a pallet, ho visto. Eccolo qua. Mangime minerale. Per fare, boh, l'insilato, sì, l'insilato, la razione mista. Quindi dovremo prendere un pallettino, vediamo un po' un attimino come funziona. Allora, questo mo lo mandiamo pure lui allo shop. Allo shop, quindi vai allo shop pure tu. Ok, e io intanto voglio andare a vedere se posso comprare qualche altra mucchetta, raga, perché mo il latte dobbiamo fare. Allora. No, 15 di 15, non possiamo comprare, raga. Oh, però qua me lo fa comprare. Scusa. Vabbè, proviamo un po' un attimino. Allora, da latte, chissà quale sono queste qua. Da Holstein, questa è da 0 a 10. Mucche forniscono latte, posso vendere. Produzione di latte, ok. Questa è quella, diciamo, piccolina. Questa da 12 mesi. Andiamo questa grande. No, però non me la fa comprare. Non è abbastanza spazio. Alla fine, Andrea, non abbiamo lo spazio, raga. Quindi questa stalla è da 15 mucche, quindi è completa, raga. E
E niente, mo però raga, col fatto che abbiamo il caseificio, dobbiamo un attimino pensare a ingrandire un po' la stalla, quindi forse a rimuovere quella e comprarne una più grande. Mo, vediamo un attimino. Allora, andando qua, prendiamo un pallettino, mo non lo so quando ce ne potrà andare. Prendiamo neanche due, dai. Uno. No, semi, mannaggia, ho sbagliato. Mannaggia. Mangime minerale. Ma che cacchio ho preso? Ho sbagliato, raga. Ho preso due pallette di semi. Vabbè, tanto poi ci serviranno per seminare, raga, quindi non è un problema. Ok, un po' pesantuccio. Attacchiamo. Tanto il trattore quell'altro non si sa che fine ha fatto. Chissà dove si è piantato, ma andiamo a vedere. Vediamo come ribaltavo. Oh, ma è andato l'operaio. Raga, ma dove cacchio è andato? Porca miseria. Allora, era quello che vi stavo dicendo prima, che c'ho dei... Porca miseria. A posto, sono pure cappottato. Mo? Ciao miseria. Dai, alzati. Niente, non ci riesco. Devo fare col trattore. Questo si è bloccato qua, come al solito. Allora, andiamo a prendere sto coso, dai. Ora dobbiamo rialzare pure la Jeep. Allora, no, oggi non è giornata, raga, eh. Allora, prendiamo un attimino a noleggio questo, dai. Questo qua piccolino, noleggia. Ci andiamo a fare sta razzina mista qua, raga, ce la facciamo. Dai, sì, siamo arrivati. Allora, vediamo un attimino cosa richiede qua, eh. Noi premiamo l'F1. Vedete? Quindi vuole fieno insilato, paglia e sto mangime minerale. Quindi richiede quattro cose. Però noi mo la paglia non ce l'abbiamo, quindi. Però io nel 19 io la razione mista la facevo pure senza paglia. Facevo solo insilato e fieno. Speriamo che funzioni anche qua. Perché io la paglia non ce l'ho. Dai, alzate, no? No. Cosa non so,
Da quanti litri è sta? Mamma mia, non ci arriva. Io non so da quanti litri potrebbe essere questa. Ah, se noi facciamo 4.000, facciamo 4.000 di insilato, ci mettiamo una balla di fieno che è sempre da 4.000, questo 8 più il mangime minerale, vediamo un po' un attimino se esce fuori la razione mista. Ora facciamo sta prova. Quindi so 3, un'altra. Ok, 4. Ok, questa volta sganciamo qui. Ok, ci andiamo a riagganciare le forche per le balle. Allora, raga, a proposito di balle, l'ho lasciate fuori tutta l'inverno, quindi sotto l'acqua, sotto la neve, e sono rimaste intatte, quindi non si rovinano, quindi non spariscono come succedeva con la season nel 19, quindi potete lasciarle tranquillamente anche fuori, raga, eh. Fatto sta prova e eccole qua, raga, ancora stanno qua, quindi possiamo lasciarle tranquillamente fuori. Ah, questa è 4.500 sta balla, non è da 4.000. Speriamo che ci stiamo a azzeccare con queste dosi. Vediamo un attimino, eh. Vediamo un po' a che punto stiamo qua. Parte allora. Allora, prendiamo un pallettino di questi, vediamo un po' che succede. Oh! Sei impazzito? Oh! Buono, buono! Come questo? Ah, lo prendo da qua. Vediamo un po' un attimino, ci mettiamo un pallet di minerale. Vediamo se l'abbiamo azzeccata, raga, almeno così. Vediamo un po'. Me la dà come razione mista? Penso di sì, è un po' troppo un pallet, però penso ci siamo, raga. Vabbè, l'abbiamo fatta, diciamo, dai. Quindi abbiamo messo 4.000 di insilato, 4.000 di 4.500 di fieno, possiamo mettere qualche altra pala di insilato e un pallet di mangime. Ma qua un macello, però sta tutto in mezzo alla strada. Però la razione mista la vuole? Ma come no? Sì, la vuole. Però la barra del... Allora, se la barra totale, vedete, cibo totale è piena, per esempio qua mo dice razione mista che è 0, però la barra totale è piena, non la prende, quindi non dobbiamo dargli più casomai il fieno. Dobbiamo darci, insomma, basta che riempiamo questa barra qua, ragazzi. Quindi non è che vuole razione mista, fieno, erba, tutti e tre insieme. Basta che gliene diamo una e riusciamo a riempire la barra. Quindi mo per il momento non la vuole questa. E niente, mo il fieno questo la leviamo, raga, così non se la prende. Questa la usiamo per fare, insomma, le balle, per fare la razione mista.
Ok, raga, chiudiamo che sono andato un po' troppo lungo oggi. E spero vi sia piaciuto il gameplay, ragazzi. Iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti, ciao!